Stai così. Ciao a tutti, questo è il dito del dottor Minchia, piccola preview. Intanto che io faccio quel lavoro, tu adesso rispondi alla signorina di Napoli. Francesca, in che anno l'hai lasciata? Nel 73. E vi siete lasciati? Nel luglio, e vi siete fidanzati nel 68. Ok, quando hai fatto quel commento? Agosto 68. Quando hai fatto quel commento a tavola, non sapevi che c'era il pregresso discorso tra me e Igor, ovviamente. Tu hai fatto riferimento alla tua ex. Certo. Che hai lasciato, ripetiamo. Vuoi avere il tuo lavoro? 3, con le buone maniere si ottiene tutto. 3, 2, 1. Puttana, Eva, oh. Poi qualcun altro ha scritto che ti ha trattato male mentre mangiavamo la pizza, ti risulta? No, per niente. Quindi potete suca re, si va firate. Poi Vrenzola, se tuo padre ti abbuffa di mazzate di nuovo dalla mattina alla sera, non è colpa mia. Ma infatti ribadisce. Eh sì, perché non è chiaro il concetto, va a scrivere della tua ex. Quelle sono capaci che si mettono alla ricerca di capire chi è sta Francesca, a vedere se ce l'ho negli amici, che non ce l'ho negli amici ovviamente, di Facebook. Allora, questo era l'aggiornamento Vrenzola. E adesso, niente, domani vediamo come sta il tutor. Vi faccio degli spezzoni di vlog. Dove sta il malatino? Dillo ad alta voce. Che non vedo la faccetta pietosa che stai facendo. Chi è stato curato con... È ancora male. Però meglio. Io non penso... Mamma, è meglio che stiamo a casa a cena, che per una faticata ieri... No, no, dai, ti ringrazio, ma... Ascolta, quando stai meglio andiamo al cinese. Hai visto? Facciamo l'impepata di cozze, un bel arrosto con le patate. No, non si può fare direttamente. E la torta. Arrosto? Ma... No, cotolette, no. Patate? Vediamo. Impepata di cozze, però l'ho visto. Se l'hai visto, lo sai che papà, ma Ela aveva portato via lo zoccolo dato Scholz di Igor? In mezzo al corridoio. Non vedi che ti è affezionata Vilma? Beh, l'ho salvata da Varcaturo, secondo te può non essermi affezionata. Mael, ciao Mael, ciao ciao, bella 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 bella, perché fa il circling, perché è un cane psicotico Anabiki, davvero si chiama circling, è un atteggiamento. Mael, bella Nabiki, bella, bella Nabiki. Allora, guarda, ti ringrazio, ma non è assolutamente il caso che tu vada già in queste condizioni in giro. Mangiamo tranquillamente a casa, non c'è nessun problema. Poi ci andiamo un'altra volta al cinese. Tranquillo, te lo dico sinceramente. Non è proprio il caso che tu... È arrivata Mael, sì! No. Questi sono i regali di compleanno, aspettate che questo è il pacchettino di Fede, lo apro stasera. Potassio, la vitamina C, ma te la potevi... Era solo quella, la lì non c'è più niente. Proprio quella poteva evitarla. È multivitaminico, potassio e magnesio. Ho detto abbondiamo oggi 50 mg di Lasix. Tanto stanno tornando col potassio e il magnesio. Stasera c'è. Cazzo. Mi sembrava che dicesse: io sono una persona inutile. Esatto, è una nieghia proprio. No, no. Dopo tutto ti si può dire stronzo, maleducato, dissacratore. Ma non nieghia. Però amante, però ami. Ami l'entroterra campano, Giuliano, la terra dei fuochi. Specialmente dalla parte di Varcaturo. La terra dei fuochi. Terra dei fuochi. Adoriamo? Adoriamo. Venite, adoriamo. Venite, adoriamo. Lasciala,
facendo? No, sto facendo odorare la pasta, non odorare. Non devi, è un po' salato il... Sì, ma comunque va bene. Non hai aggiunto sale nell'acqua? No. Sì, ho messo un po' d'acqua. Papà, io ho sempre dei puppen in mezzo ai coglioni, me lo togli per favore? No. Ok ragazzi, a dopo. Papà, io ho il piattino piccolo, è finita la citronella di cui si sa. La cambio? Certo che... Comunque volevo rassicurare che Vrenzola, tu non corri rischi con ragno violino, se ti morde muore avvelenato, anche se ti morde una vipera muore avvelenata. Adesso andiamo a mangiare e nel frattempo Vrenzola succa. Ciao! Povero, c'ha la bua! Il betadine se ne sta andando. C'ha la bua, lui, c'ha la bua! Fai un po' di sceneggiata. C'ha la bua! Fai un rantolo. No, non un gemito tipo film porno, però. Mamma, come sei scollacciata? Tutta tua figlia, eh? Fammi tanti auguri a me, che entusiasmo. Tanti duri, come dicevi tu. Tanti duri. Ah, papà! Già da piccola dicevo tanti duri, promettevo bene. Eh? Promettevo bene tanti duri. Dedicazzi. Papà! Ok ragazzi, io chiudo questo pezzo di vlog, intanto ve lo carico. Un bacio a tutti e chi deve succare su casa. Ci vediamo a Melito dai Carabinieri, amore. Ciao. Concetto di arriminare. È proprio questo. Esatto. Prendo un coppino da fare quel lavoretto. Ok. Lì, che ti piace tanto. Coppone mi serve. Coppone, è caduto il gancio. Il coppino è questo. Questo è il coppone. Recupero dalla Monica. Amogica. Mamma. No, non ce l'ho con te, mamma, ovviamente. Mormora la bambina. Mentre. Mi porti il mio mini piatto a tre scomparti, per favore? Ma lo porti? Ah, sì. Vieni di pianto agli occhi.